Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova unboxing sul canale. E per chi se lo stesse chiedendo, sì, ne avevo fatto un'altra, l'avevo fatta un anno fa. C'è la playlist delle unboxing. Sì, c'è anche quella, c'è un solo video, però c'è. Insomma, non perdiamo ulteriore tempo perché tanto non c'è bisogno di presentazioni, l'avrete già letto dal titolo. Oggi andremo ad unboxare, signori, lui, il nuovo microfono di Creepy Stories. Allora, mentre vedo di mostrarvi le mie incredibili doti, le mie incredibili doti di apritore di scatole, vi dico giusto che si tratta di un Samsung Meteor che ho pagato 77 euro con la spedizione in aggiunta. E mi doveva arrivare sabato, è arrivato martedì, non so perché. E insomma, adesso vi mostrerò come io sia un fenomeno nell'aprire le cose. Allora, qualche piccola informazione su questo microfono: è molto buono e ve ne accorgerete perché finito questo video farò un piccolissimo test audio, insomma vi farò sentire la nuova qualità video, la nuova qualità audio, scusatemi, che avrò. E mannaggia al clero. Allora, qua intanto abbiamo un po' di informazioni. Microfono a condensatore con diaframma largo, quindi 25 mm per registrazione audio dettagliate, qualità CD, risoluzione. Ok, insomma, sì, queste qua sono le i dati del microfono che io non conosco perché sono ignorante in tecnologia. Come sapete, qua c'è Creepy Stories e qua c'è la tecnologia. Ciao. Eccoci qua. Attenzione, perché stiamo per sollevare ed ecco qui il nostro Samsung Meteor. Questo qua è il microfono in sé e come vedete abbiamo questo tripode che ci permette di... Eccoci qua. Stavo dicendo che ci permette di posizionare il microfono come ci pare piace. Possiamo posizionarlo così, possiamo posizionarlo così, in maniera dritta. Insomma, è molto comodo, soprattutto perché, come vedete, è molto, come dire, maneggevole, portatile. Se avessi preso, per dire, c'è una cosa professionale, se avessi preso il Blue Yeti, per dire, io questo coso qua non me lo tenevo in mano, ma tipo lo tenevo così. E quindi è molto comodo. Poi andiamo a vedere che altro abbiamo qua dentro. Sì, lo so, la qualità dell'unboxing fa schifo. Dovete, come dire, non dovete odiarmi perché io sono veramente scrauso. Allora, guardate qua, questo qua è appunto per riporre il microfono nel caso appunto doveste portarlo in giro. Come vedete è molto comodo, io me lo posso portare così, me lo metto nella tasca e via. Poi abbiamo i cavi, ovviamente, per il microfono. Adesso però dovrei anche tirarlo fuori, se permettete. Sono 3 minuti e mezzo di registrazione, la cosa mi fa piacere. E ecco qua. Allora, come vedete, il cavo sembra essere abbastanza lungo. Ovviamente, come al solito, ci sono i laccetti per diciamo metterlo insieme, ecco. Qua, facendo questa cosa qua che fin da piccolo mi ha sempre fatto sclerare, non ci ho mai capito cazzo, appunto, come non detto. Ed ecco qua il nostro filo. Filo che si utilizza in questo modo. Adesso vi faccio anche vedere, se non mi si aggrovigliasse come il Buddha. Lo si attacca in un punto del microfono a me ignoto, eccolo qua. Come vedete si attacca in questo punto, lo si attacca così. E poi questa è la... dove sta? Questa è la USB che andrà inserita nel PC che sta qui. E quindi insomma, questo è il Samsung Meteor. Ho provato, ho visto anche dei test audio, per questo ho deciso di prenderlo. Secondo me, rispetto al Blue Yeti, è un rapporto qualità-prezzo migliore, ecco. Quindi ho optato per questo e magari i soldi che avrei investito nel Blue Yeti li investirò in qualcos'altro. E altro da mostrarvi non ho, quindi direi che possiamo passare al test audio che vi avevo promesso. E niente, adesso sentirete tipo un microfono bellissimo. Ciao. La mia mano non sta cercando di spegnere la webcam, che poi è il mio cellulare. Vabbè, vi lascio l'audio video, al video testing, all'audio testing. Ce l'ho fatta. Ok ragazzi, eccoci qua. Questa è la qualità audio nuova, diciamo, dei prossimi video. E niente, io spero che questo unboxing vi sia piaciuta e se è così vi invito a lasciare un like, a commentare, iscrivervi al canale e noi ci becchiamo in un prossimo video.